Buongiorno, ben ritrovati con Dietro le Quinte. La scorsa settimana abbiamo analizzato il Pfizer Gate, lo scandalo Ventavia, in particolare la reazione dei media mainstream nostrani che hanno cercato di minimizzare, addirittura di insabbiare il caso, hanno cercato di ribaltare il tutto accusando i soliti famigerati Novax di aver diffuso delle bufale, di aver distorto la notizia, di non averci capito nulla. Evidentemente lo scandalo Ventavia è soltanto la punta dell'iceberg, di un iceberg che però deve continuare a rimanere ben nascosto, perché altrimenti si rischierebbe di terremotare l'intero sistema. E quindi che cosa si fa? E quindi ovviamente si sguinzagnano i mastini dell'informazione che sotto forma in qualche modo di psicopoliziotti cercano appunto di minimizzare e di insabbiare. Vediamo oggi qual è stata in qualche modo la reazione collaterale di Pfizer. Partiamo dalle parole del CEO Albert Bourla, che è ospite di un think tank con sede a Washington, l'Atlantic Council. Ha puntato il dito contro un ristretto numero di persone che diffonderebbe fake news, che farebbe disinformazione. Ebbene, li ha paragonati ai criminali perché per colpa loro sarebbero avvenute milioni di morti, nel senso che evidentemente milioni di persone non si sarebbero sottoposte a inoculazione e quindi avrebbero perso la vita. E già comunque dalle parole, dalle dichiarazioni di Bourla, si capisce benissimo come si continui a portare avanti che cosa? Questa forma di propaganda bellica per cui i non vaccinati e soprattutto coloro che poi criticano determinate, per esempio, leggi liberticide, provvedimenti liberticidi o addirittura che insomma criticano dei grandi gruppi, dei grandi colossi come Big Pharma che hanno portato alla luce, hanno cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica anche sulle reazioni avverse dei sieri e vengano appunto derubricati a criminali, a pazzi da sottoporre a TSO e via discorrendo, perché si è creato questo frame, questa cornice valoriale in cui chiunque in qualche modo abbia un pensiero critico o che manifesti un dissenso o che faccia il lavoro diciamo del ricercatore, del giornalista libero e indipendente automaticamente deve essere messo alla berlina, deve essere dileggiato, deve essere screditato e anche accusato in maniera sempre più violenta. Non a caso la violenza ci viene proprio da questi personaggi, anche dai media mainstream. È inutile ricordare come negli ultimi mesi coloro che semplicemente hanno criticato dal Green Pass allo stesso siero, hanno parlato delle reazioni avverse, via discorrendo, sono stati equiparati, come anticipavo, ai criminali, ai pazzi da curare, agli evasori fiscali. Gli è stato in qualche modo augurato la morte, di diventare poltiglia verdastra, sono stati equiparati ai sorci. Abbiamo avuto Giuliano Cazzola che ha invocato Bava Beccaris e poi ci sono stati tutti quegli esperti o addirittura intellettuali che hanno in qualche modo starnazzato in televisione, alzando sempre di più l'asticella della violenza. Ebbene, a parte queste parole del CEO di Pfizer, c'è stata un'iniziativa su Twitter, sulla pagina sempre di Pfizer, insomma controversa, che ha innescato una serie di polemiche e anche di sfottò, perché Pfizer ha pensato di pubblicare un meme che presentava un blob etichettato come scienza, che tratteneva un'altra figura in modo da impedirle di abbracciare una bolla al cui interno c'è la scritta Salvagge teorie di cospirazione. Questo è un meme che abbiamo visto girare molto spesso su internet e dipendentemente dall'argomento che si voleva trattare, all'interno dei personaggi e della bolla vengono inserite appunto delle tematiche e delle scritte diverse. In questa quindi Pfizer che cosa fa? Cerca di esaltare il potere benefico e salvifico della scienza che trattiene questo omino che in qualche modo è attirato dalla bolla dove c'è scritto Selvagge teorie della cospirazione. E in questo tweet
A parte diciamo di corredo, di introduzione di questo meme, c'è scritto: di questi tempi è facile distrarsi, farsi distrarre dalla disinformazione, ma non preoccuparti, la scienza ti copre le spalle. Questo è proprio il tweet dell'account, insomma, pubblico, ufficiale, aziendale di Pfizer. Ebbene, questo meme ha ricevuto questo tweet, in realtà è stato condiviso da tantissimi utenti che hanno perculato letteralmente Pfizer, anche perché l'account ha sospeso la possibilità di commentare. Quindi, non essendo possibile commentare questo meme e non essendo neanche stato poi cancellato, potete andare a controllare, c'è ancora. Gli utenti hanno iniziato a condividerlo e si è innescata una vera e propria polemica tra chi ha sottolineato il fatto che la scienza ti copre le spalle, ma Pfizer, nel caso di reazioni avverse, mica tanto, su anche tutta la questione legata alla scienza, che quella che Pfizer considera scienza non è certo la scienza, diciamo, quella classica, è semmai una forma di scientocrazia legata e sottomessa a degli interessi miliardari e che di sicuro non ha a cuore il benessere delle persone, la salute collettiva, al di là di tutti i proclami che può portare avanti. Quindi, in qualche modo, questo tweet è stato un autogol. E dobbiamo anche ricordare che il 26 gennaio di quest'anno, del 2021, c'era stata una, diciamo, un'inchiesta di Repubblica, che poi era stata ripresa da tantissimi quotidiani, che sottolineava, diciamo, il ruolo di Pfizer nel caso di reazioni avverse. Perché leggendo il contratto firmato lo scorso novembre, quindi nel novembre del 2020, tra la Commissione europea e Pfizer, più due lettere d'ordine di 39 milioni di dosi al nostro paese, quindi all'Italia, firmate dal commissario, dall'allora commissario straordinario Domenico Arcuri, emergeva che cosa? Che in caso di problemi, cioè in caso quindi sia di problemi di cronoprogramma, cioè nel caso per esempio di ritardo nella consegna delle dosi, ma anche di problemi nel caso di reazioni avverse, Pfizer in qualche modo aveva inserito tutta una serie di clausole per coprirsi le spalle. Quindi, in qualche modo, l'azienda è in una botte di ferro, perché per il siero anti-Covid e la successiva distribuzione, la casa farmaceutica si è mossa in maniera tale da scrollarsi di dosso qualunque tipo di problema. Come riportato proprio da Repubblica, Pfizer ha voluto che nel contratto venissero inserite formule per garantirsi il più possibile da reclami in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. E va bene, questo riguardava quindi in qualche modo eventuali ritardi nella consegna delle dosi. Ma la cosa più importante è, insomma, quasi un anno fa comunque, questa notizia era stata ripresa anche da tutti i quotidiani mainstream, perché era impossibile in qualche modo eluderla e insabbiarla. La cosa più importante è che in qualche modo tutte queste clausole evitavano, diciamo, blindavano, proteggevano e proteggono Pfizer nel caso di reazioni avverse alla somministrazione. Quindi la società si dichiara non responsabile per eventuali richieste di risarcimenti e indennizzi, e a pagare, quindi, nel caso di reazioni avverse, sarà lo Stato, quindi lo Stato italiano. Tra l'altro, con tutta una serie di problemi, perché abbiamo visto nei mesi scorsi che sono aumentate le richieste di indennizzo e in qualche modo si è creato un vero e proprio caos per capire come fare, se appunto pagare poi queste reazioni avverse oppure no. In ogni caso, adesso, senza entrare nel merito, è emblematico come Pfizer, se in una botte di ferro, abbia in qualche modo sottoscritto e fatto sottoscrivere dei contratti con delle clausole che la difendono pienamente, che la sollevano anche da qualsiasi tipo di reazione avversa. Abbiamo visto lo scandalo Pfizergate, quindi lo scandalo Ventavia, che, come ricordavo, è presumibilmente soltanto la punta dell'iceberg di come venivano condotti i trial. E che cosa succede? Succede
succede che ha cercato anche in qualche modo di portare avanti questa propaganda bellica, accusando come sempre i complottisti e i Novax di essere dei criminali e che in qualche modo a causa loro la pandemia continuerebbe, staremmo entrando nella quarta ondata, sarebbero morte milioni di persone. Abbiamo anche visto questo tweet assolutamente infelice con questo meme, anche perché è sempre più evidente che Pfizer, così come i media mainstream e gran parte della politica, ci trattano noi utenti, noi cittadini, come se fossimo degli idioti, dei minus habens, dei bambini che non soltanto vanno eterodiretti, a cui in qualche modo si cerca sempre di plasmare l'immaginario, ma davanti insomma a certe evidenze che tra l'altro poi durano, sono state portate anche alla luce da mesi e che durano appunto da quasi 2 anni, e non è che siamo proprio così cretini, le cose ormai le abbiamo capite ed è inutile poi twittare queste idiozie, questi meme perché poi la reazione del pubblico sarà molto chiara. Così come è chiara il fatto che questo sistema stia iniziando a incrinarsi e che portare avanti il frame di complottisti, Novax, negazionisti, eccetera, eccetera, può sicuramente continuare a durare, ma non continuerà a ottenere l'effetto che sta avendo, che ha avuto fino adesso, perché così come si potranno, per esempio, vietare le manifestazioni, i cortei, ma il dissenso non si ferma e non si fermerà soprattutto adesso, perché non è soltanto una questione di dissenso, è una questione di resistenza ed è una questione soprattutto di salvaguardia dei nostri diritti e delle nostre libertà.